il calcio dei ricchi vuol riprendere pur a porte chiuse e senza l'apporto dei tifosi. Ecco perché gli ultras di oltre 150 tifoserie italiane e per la prima volta anche di molte tifoserie europee hanno diffuso un comunicato in cui chiedono che i campionati di calcio interrotti dalla pandemia non riprendano. Il documento, dall'esplicito titolo Stop Football, No Football Without Fans, illustra le ragioni della protesta dei tifosi che chiedono di non far ricominciare i tornei prima che sia possibile ripopolare gli stadi e ritengono le partite a porte chiuse un controsenso rispetto alla natura stessa dello sport più popolare del mondo. I tifosi, compresi gli ultras bianco-azzurri del Gelacalcio, hanno condiviso i passaggi più importanti. I governi hanno dichiarato il lockdown totale, tutelando così la cosa più importante che abbiamo, la salute pubblica. Riteniamo, scrivono i tifosi, più che ragionevole lo stop assoluto del calcio europeo. Invece, chi lo gestisce ha espresso un solo obiettivo: ripartire. Siamo fermamente convinti che scenderebbero in campo soltanto ed esclusivamente gli interessi economici. Lo conferma il fatto che i campionati dovrebbero ripartire a porte chiuse, senza il cuore pulsante di questo sport popolare, i tifosi. Hanno quindi chiesto agli organi competenti di mantenere il fermo delle competizioni calcistiche, fino a quando l'affollamento degli stadi non tornerà un'abitudine priva di rischi per la salute collettiva. Oggi il calcio è considerato più come un'industria che come sport. Sono le pay TV a tenere sotto scacco le società in un sistema basato soltanto ed esclusivamente su business e interessi personali. Se non verrà ridimensionato, porterà alla morte il calcio stesso. Se gli ultras intendessero lucrare sulla passione, spingerebbero per la ripartenza dei campionati. Tutto questo deve cambiare, concludono i tifosi. Siamo pronti a confrontarci con chi di dovere per riportare il calcio ai suoi albori, per tornare a vivere la nostra più grande passione in prima persona, per fare in modo che questo torni ad essere uno sport veramente popolare.